Gli 80 anni della Repubblica Partigiana dell'Ossola ricordati l'altro giorno a Montecitorio. Il palazzo della Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione della nuova edizione del libro Ne valeva la pena, firma di Aldo Agnasi, dedicato proprio ai 40 giorni di libertà. Il volume, pubblicato per la prima volta nel 97, raccoglie saggi, racconti, documenti originali e riflessioni sulla Repubblica Partigiana attraverso i ricordi di testimoni e di storici. Un incontro organizzato dalla Fondazione Agnasi e dalla Federazione Italiana Associazioni Partigiane e che ha visto la partecipazione di una delegazione locale. Il sindaco Domese Lucio Pizzi, portando i saluti della città, si è soffermato sul significato di quell'esperienza di governo. Di come Domodossola, la stazione internazionale, il traforo del Sempione, Domodossola forse è nota anche per questo, ma è molto di più. Domodossola è la resistenza, e i 40 giorni di libertà, l'epopea della Repubblica Partigiana, che molti indicano come germe fecondo e fondante della nostra Repubblica Democratica e della nostra Costituzione. Siamo estremamente fieri di essere figli di quell'esperienza, che in questi giorni celebra i suoi 80 anni. Lo storico Andrea Pozzetta ha parlato dell'impegno, della casa, della resistenza di Fondotoci affinché sia mantenuta la memoria degli eventi. Oggi sul luogo della strage si custodisce la memoria, si studia la storia della resistenza in Ossola e non solo. Lo facciamo però con i piedi ben piantati sul presente. Siamo convinti che studiare e divulgare la storia della resistenza sia una necessità, no, per rendere viva, per rinnovare costantemente quella che potrebbe essere la nostra cittadinanza repubblicana. Ha ricordato i 40 giorni di libertà anche il senatore ossolano Enrico Borghi. Che è molto vero, credo, che se purtroppo, per motivi che sono stati scandagliati, il tema della memoria e del ricordo non fanno parte del background diffuso del nostro paese, è altrettanto vero che questa esperienza non fu un'esperienza locale. Fu certamente un'esperienza locale, saluto e ringrazio il sindaco di Domodossola per la sua presenza, ma in quel crogiolo si realizzò quella che oggi noi potremmo definire un'esperienza glocal. Ci fu la fuoriuscita degli antifascisti milanesi e torinesi che per contingenze di carattere logistico se ne andarono in montagna e contingentemente quella montagna era vicina a un territorio come la Svizzera che consentiva anche di fare alcune operazioni di intelligence che furono determinanti poi per il coronamento di quei 40 giorni. A seguire Enrico Mentana ha moderato la tavola rotonda a cui hanno partecipato tra gli altri Giuliano Amati, Filippo Sensi, gli storici Marcello Flores d'Arcais, Mirko Carrettieri e Fiorella Imprenti. Alla Casa della Memoria e della Storia di Roma è stata invece inaugurata la mostra Ricordo di Luce, la Repubblica dell'Ossola alla ricostruzione di Milano. Presentato pure il podcast Ne valeva la pena, realizzato in collaborazione con la Casa della Resistenza da Vanessa Vidano e Fabrizio Zanotti.